Come me, amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help, di che tu sei. Beh, sulla musica degli anni 70 raccontiamo quello che stamattina sta avvenendo all'Istituto Tecnico Commerciale a Ferebuzzi. Un momento, un ritorno alla storia, agli anni 70, un ritorno a quegli anni che hanno cambiato il mondo, hanno cambiato la storia, hanno cambiato la scuola, ma io dico sempre a metà, perché la rivoluzione non fu portata a termine. Fotografare un periodo storico, quello degli anni 70, che noi abbiamo vissuto e che è un periodo sì importante di trasformazione, ma è stato un periodo anche difficile. Noi avevamo, diciamo, qui a Nocera degli ambienti anche molto estremisti, tra l'altro. Da una parte avevamo la lotta continua, dall'altra parte giovani fascisti e quant'altro. Quindi noi abbiamo organizzato a quell'epoca un gruppo che volesse interessarsi di cultura, nel sociale e di sport, qualcosa che ci facesse sentire giovani, perché diciamoci la verità, l'adolescenza, i giovani non hanno mai vissuto nella storia una propria identità, un proprio periodo. Quindi con gli anni 70 per la prima volta noi vediamo che i giovani possono avere una loro storia. Sempre importante raccontare ai giovani quello che era il passato, non in senso nostalgico pensando che loro possano essere come eravamo noi una volta, ma provando loro a ricordare che le esperienze del passato possono essere di grande insegnamento per il futuro. Anche perché io credo, da ex insegnante di storia, che la memoria sia qualcosa che tenga agganciati i giovani, soprattutto al territorio. Negli anni 70 eravamo giovani, che amavamo la nostra città, che anche se apparentemente non sembrava, avevamo dei grandi valori, e oggi sembra che i giovani lo hanno dimenticato, ma io sono convinta che hanno fame di tutto questo, quindi questo convegno è proprio importante per ricordare loro quello che, diciamo, una realtà che poteva essere, ma che possono ricreare anche loro. Sono stati anni con luce ed ombre, ma con luce ed ombre, ma molto proficui poi per quanto riguarda, insomma, l'evoluzione sociale. E chiaramente io ho anche fatto riferimento brevemente alle prospettive che avevamo noi giovani degli anni 70, alle aspettative, alla speranza e a quello che oggi non c'è nei giovani che vivono l'epoca attuale, quindi insomma le differenze sono determinate dal contesto sociale, politico. I grandi movimenti politici e quanto altro che hanno portato poi ai risultati, a quello che abbiamo oggi. Certo, risultati in parte positivi, in parte dico anche negativi, si hanno prodotto una classe politica che non è in grado di restituire a questi giovani le speranze e le aspettative per il futuro, quindi tra luce ed ombre dobbiamo valutare questi anni 70. Abbiamo voluto consegnare ai giovani di oggi uno spaccato degli anni 70, cogliendo soprattutto gli aspetti positivi e facendo capire ciò che noi eravamo da giovani, con le nostre speranze che ora vedono bloccate, e noi auspichiamo un futuro diverso. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere.